Mi piace ricordare la figura di Riccardo Toccoletti, che è stato veramente un grandissimo amico per me e molto molto utile per il mio lavoro su Tina Rodotti. Senza di lui non avrei mai potuto fare compiere il mio lavoro. Col comitato Tina Rodotti, anche ringrazio gli organizzatori e il collega professor Natoli, che anche è stato molto cortese a scrivere la prefazione del mio libro. Allora, alcune delle informazioni le avete già sentite, magari saranno ripetitive, abbiamo visto il film molto ben fatto. Diciamo che la vita di Tina Modotti si articola in periodi cronologici, umani e politici ben precisi, sono ben precisi e chiaramente concatenati, come se uno fosse la conseguenza logica dell'altro, come se fosse un film. Abbiamo questo copione della sua vita. Ecco, il primo periodo italiano è come la prefazione di un grande libro dal titolo Udine. Qui siamo a Udine, Assunta dell'Ave Luigia del Tatina, nacque, abbiamo sentito, 16 agosto 1896. Quindi l'anno di nascita già si presenta greve di eventi anche nel contesto internazionale. Il più clamoroso, ricordiamo, fu la sconfitta di Inferta d'Agua nel marzo dagli Abissini, agli italiani. Fu una sconfitta più morale che territoriale, attribuita all'allora presidente del Consiglio Francesco Crispi, che aveva veramente spinto l'Italia al di là delle proprie forze. Pertanto Agua, sino almeno al periodo del fascismo, sino al 1930, rappresentò, oltre che la fine del governo Crispi, rappresenta il sogno infranto di un certo imperialismo nazionalista. Bene, i coniugi Modotti, Assunta Rosa Caterina Mondini e Giuseppe Santorini Modotti, alla nascita di Tina avevano già due figli, come avete sentito nel film, Mercedes, Margherita ed Ernesto, pare anche che avessero soprannome Saltarin, forse per una certa andatura balzi o dal lavoro di un antenato. Saltar, forse potete dire meglio di me, in dialetto friulano significa guardiano dei boschi. Va bene, si è discusso molto sulla classe sociale della famiglia Modotti. Io stessa nella mia biografia ho identificato come piccolo borghese di matrice proletaria, comunque forse in verità non è facilmente classificabile la classe sociale. Comunque il modo in cui Tina nacque e crebbe e respirò, diciamo, respirò questo spirito diciamo, di contendenze socialiste. Perlomeno in casa c'era sempre stata una filiazione di un circolo socialista di Udine, confermato anche dal fatto che uno degli assistenti del battesimo, allora si diceva assistenti, non padrini, Demetrio Canali, era un socialista, o per sua definizione un socialista anarchico di professione calzolaio. Per un certo periodo il Canali era stato anche redattore redattore responsabile del settimanale socialista L'Operaio. E dalle sue pagine attaccava, tra gli altri, l'incoerenza del popolo italiano che il 20 settembre 1896, nell'anniversario della presa di Roma, festeggiava protestando contro il papato il cui capo il giorno dopo mangiava. Vabbè. Il Natale 1896 segna anche la nascita del giornale socialista Avanti, diretto da Bissolati, con contributi di Lombroso, di Amicis e poi, come sapete, anche nel 1912 Mussolini, che allora per sua definizione era ardente socialista. Ecco, la nascita del giornale come organo di partito era stata preceduta dal quarto congresso nazionale del Partito Socialista Italiano tenuto a Firenze nel 1896. Anche per la scelta del titolo ci si è ispirati al Vorwärts tedesco. Non sappiamo veramente che ripercussione aveva avuto tutto ciò su Tina, considerato però che Udine aveva già una certa tradizione rivoluzionaria. Nel 1883, in questa città, si era tenuto il processo
a due rivoluzionari, Istriano e Donato Ragosa, e Frevano Antonio Giordani, accusati di complicità col triste Guglielmo Obertan, condannato a morte nel 1882 dal Consiglio di Guerra di Vienna per aver attentato alla vita dell'imperatore Francesco Giuseppe. Tina dal padre aveva ereditato una certa tradizione, possiamo dire di sinistra, e certamente la propensione per l'avventura, che porterà entrambi a cercare nuovi luoghi, conoscere gente nuova, così. Nel 1887, come forse abbiamo sentito nel film, non ricordo, Giuseppe aveva lasciato Udine per un breve periodo di tempo, era andato a Genova, allora era considerata la porta della speranza degli emigrati, e l'ultimo ponte col vecchio mondo e l'inizio col nuovo. Per Cito non si sa cosa abbia fatto, in quei due anni a Genova forse fece il meccanico di biciclette, si pensa, ma non ne siamo sicuri. Questo comunque indica un certo tipo di vita peripatetica che continuò anche dopo e che veramente culminò nel 1905 quando Giuseppe Modotti emigrò in America. Prima c'è la parte dell'Austria, come abbiamo sentito nel film, vivono prima i Modotti, si spostano prima a Ferlach, un paese vicino a Klagenfurt, capoluogo della Carinzia, e poi a St. Ruprecht, dove Giuseppe Modotti lavorava come meccanico. È noto l'evento riportato in tutte le biografie della Modotti, del padre che durante la permanenza austriaca la portava con sé per le manifestazioni, i cortei del primo maggio. È stato Furidale il primo che riportò la notizia, non sappiamo se queste cose sono totalmente vere, ma come si dice, se non è vera è ben trovata, perché dà un certo tocco romantico alla vita di Tina in vista delle sue future scelte politiche. Ecco, durante la permanenza austriaca la famiglia Modotti aumentò di 3 membri e l'ultimo nato, Giuseppe Maria, nasce nel 1905 ed è quando il padre appunto va in America. Questo sogno americano era presente in Giuseppe Modotti da tempo, ricorreva a questo suo da tempo e prende forma concreta quando lascia l'Italia per cercare il lavoro negli Stati Uniti d'America e poi fa giungere il resto della famiglia. Ecco, sbarcò a New York, continua il suo viaggio nella West Coast, nell'altra costa, e lì si ferma a San Francisco dove morirà, come abbiamo sentito nel film, nel 1922. Nell'arco della vita di Tina, l'America ha sempre rappresentato un punto cardine, sebbene sia il Messico, che spesso viene focalizzato nelle biografie, perché è lì che si completa il suo impegno politico. Ecco, noi pensiamo a questa ragazza di 16-17 anni, stava per compiere 17 anni, giunge a New York l'8 luglio 1913 a bordo della nave tedesca Moltke, si trova in un mondo completamente diverso, in cui veramente aveva scarse conoscenze anche della lingua inglese, che imparerà però molto bene perché poi comunicherà sempre con la famiglia, meno che con la madre, il padre, con i fratelli e sorelle sempre in inglese. Questa è la parte dell'America, la parte della California, perché veramente è la California la parte americana della Modotti che io ho sentito di più, perché la conosco molto bene, la California, perché ci ho abitato molti anni, e anche perché mi sembra il punto in cui si forma veramente la parte, diciamo, politica della Modotti, che poi si esprime in Messico, ma la formazione della California, secondo me, è la parte intellettuale, la parte, appunto, io parlo di una crisalide che diventa farfalla. Ecco, l'aspetto interessante è che una volta giunti in America, Tina non si ferma nella costa est, come molti emigrati, e invece, come aveva fatto il padre, cerca di raggiungere al più presto la destinazione finale, la California, che sarà sempre la terra di frontiera. Ecco, e qui passerà 10 anni, un lasso di tempo che nella vita di Tina equivalgono, 10 anni della vita di Tina sono i 30 nostri anni, perché voi pensate che una vita così breve come la sua,
vengono compattate 2, 3, 4 delle nostre vite. Ecco, risaputo che comunque la Modotti non era una persona comune, e da questo momento comincia a compattare situazioni ed eventi. Ecco, il padre, che allora si faceva chiamare Joseph, e la sorella Mercedes, emigrata in casa in America, abitavano a 1952 di Taylor Street, al centro di una comunità italiana che si chiamava Colony. Dopo la prima guerra mondiale, la famiglia si trasferisce a Union Street. Tutti i posti che si possono vedere sono ancora presenti in San Francisco, un appartamento che dava sul porto e che riusciva a contenere tutti i membri della famiglia Modotti. Ecco, nel mio libro io dedico parecchio spazio alla comunità italiana in San Francisco, che è ritenuta dagli americani come un vero vibrant, molto, molto eclettica, molto vivace, dal punto di vista artistico e culturale, come ampiamente documentato dalla stampa del tempo. Io ho fatto particolarmente riferimento al Quotidiano d'Italia, che è una fonte, una fonte esauribile di notizie preziose per delineare la vita di questi immigrati. La stessa Modotti è citata più volte con riferimento alla sua attività di attrice, prima di teatro e poi di cinema. Nel ricreare questi 10 anni passati da Tim in California, prima a San Francisco e poi a Los Angeles, si nota un clima molto sereno, per niente turbolento, né si trova quella malinconia tipica che abbiamo di alcune letterature, della letteratura o di alcuni programmi televisivi sugli immigrati della East Coast, erano molto più tristi, cercavano di ricreare l'Italia in America, eccetera. Quando si associano, non so, stupore, rabbia, nostalgia, orgoglio, desiderio di inserimento, ma anche desiderio di mantenere le proprie radici. Per cui la Modotti in questo senso non è tipica, è atipica, anzi, non rappresenta questo fenomeno per varie ragioni. Prima fra tutte il fatto che una volta lasciata l'Italia non fece più ritorno in Italia, la sua cosiddetta italianità verrà diluita gradualmente con le scelte umane e politiche, come ho detto, tanto che comunicare con i fratelli in inglese, per cui sarà sempre una persona rootless, senza radici in un certo senso. Il nuovo mondo non richiedeva nessun tipo di lealtà, né l'obbligo di mantenere le tradizioni del vecchio continente. Ho anche detto che la comunità della costa occidentale era economicamente più florida e culturalmente più vivace della comunità italiana dell'altra costa, dove gli immigrati, per esempio gli immigrati fra Boston e New York, non erano sempre graditi. Lì abbiamo gente un po' più, c'è questo spirito protestante che è molto più, un po' più puritano, eccetera. Per cui in California uno poteva ricreare se stesso, come si diceva, reinventarsi in ruoli e modelli nuovi. E si sente ancora questo senso di tolleranza che è più spiccato, per esempio. San Francisco, per cui, rappresentò per Pertino una città magica, una città ricca di luce, stimoli, incentivi culturali, e una ragazza molto intelligente, anche se non istruita, ma intellettualmente molto curiosa, come lei non poteva rifiutare. Il suo futuro impegno politico, la sua militanza, che tutti conosciamo, credo che vada ricercato in questo periodo che gettarono le basi. Dunque, nel 1924, però, a quel tempo Tina era già partita per il Messico, la comunità italiana di San Francisco era la sesta comunità italiana di tutti gli Stati Uniti, costituiva il 16% dell'intera popolazione straniera in continuo aumento. Se siete interessati, ci sono nel mio capitolo queste informazioni. San Francisco aveva circa 634.000 abitanti, di cui 27.000 immigrati italiani, 16.000 uomini, circa 10.000 donne. Vabbè, ma questo è.
Dunque, poi gli italiani trasferiti in questa costa, nella costa diciamo orientale, erano abbastanza reticenti a indicare la propria provenienza, mentre gli italiani stabiliti in California non avevano nessuna esitazione. Parte era anche questo spirito pionieristico molto più ricettivo a culture diverse, anche nei confronti delle migrazioni. Parte perché gli italiani della costa occidentale erano considerati desirable citizens, cittadini sì, desirable, che graditi. Ecco, non mancano gli esempi di italiani che occupavano posizioni sociali notevoli, che si erano distinti per creatività e disciplina sul lavoro. Il mio miglior esempio è per esempio la ditta California Fruit Canners Association, meglio conosciuta come Del Monte. Se siete stati in America avete visto, ecco, appunto vedo la gente che, ecco, di proprietà del genovese Marco Fontana, produceva 24 milioni di scatolette di frutta annualmente. Poi Peter Giannini, praticamente il fondatore della Banca d'Italia, che si chiamava Bank of America nel 1904. Questo è il clima in cui si muove Tina, che seguendo le orme materne, seguendo una certa tradizione femminile delle emigrate friulane, svolge il primo lavoro come sartina. Midinette, si diceva allora, nel grande magazzino Ike Manning, che era situato nell'elegante Union Square, e che io ho visitato nei primi anni che ero in America. Ike Manning c'era ancora, molto exclusive. Ecco, il messaggio californiano di novità e originalità era irresistibile, e Tina ormai è diventata una bella ragazza, molto mediterranea, questi occhi scuri che vedete, questi sempre un po' malinconici, comunque, come dimostrano le fotografie dell'epoca, non potevano abbracciarlo con entusiasmo e con una certa audacia. Vuole uscire dal suo piccolo mondo, che è un po' limitato, ma gli stava stretto, e vuole reinventarsi un ruolo. In quel teatro, il teatro le dà questa possibilità. Cos'è il teatro? Non è altro che finzione che diviene realtà. Per cui le dà questa occasione, questo cambiamento, questa trasformazione da ragazza a donna, vanno di pari passo con l'uomo che frequentava. Abbiamo sentito dal professor Natori il primo compagno, Roubaix de la Brie-Richy, detto Robo, un artista originario dell'Oregon, ma non mi piaceva dire che era dell'Oregon perché non era chic, allora diceva che era canadese, forse era più non so, così, e cambia radicalmente la sua vita e che la introdusse a una nuova vita, una nuova impronta all'arte. I cinque anni che Tina trascorse con Robo, dal 1917 al 1922, sebbene un po' disordinati, potrebbero un po' bohemien, ironicamente la prepararono per quella disciplina necessaria poi per quando abbraccerà l'ideologia comunista. Sebbene Robo fosse tutto, anzi fuorché comunista, come Weston era troppo individualista per essere comunista, di sicuro rappresentarono una certa acculturazione quella Modotti ambiva. Questo è una specie di rito passage dal mondo borghese al mondo proletario, con il quale poi la Modotti si identificherà totalmente. Come ho detto, Robo era maggiore, era nativo dell'Oregon, aveva lasciato l'Oregon per la California, per più glamorous, era maggiore di Tina di 6 anni, era un artista, si definiva un artista, un pittore, scrittore, e a volte per dare maggiore intensità alla sua figura indossava un fiocco nero, e subito gli anarchici hanno detto che era anarchico, ma questo non abbiamo nessun tipo di indicazione. Ecco, così posa anche per il fotografo Weston, una famosa fotografia del 1921. Robo viveva come se recitasse un copione, cercando di evadere la realtà che sfuggiva, se ne creava una su misura. Ecco, oscillava tra pittura, poesia, non riusciva mai a decidere che forma espressiva fosse a lui congeniale. Era soprattutto un esteta, da bravo esteta, era affascinato da quello che lui chiama la bellezza astratta, bellezza che metteva in tutto, nell'arte,
nella vita, nel linguaggio. A 12 anni aveva addirittura creato un suo vocabolario personale, chiamato Zizikuyana, i cui suoni erano associati ai colori, molto più spumeggianti delle parole, per cui c'era l'amore che aveva un colore, la vita un altro, eccetera, eccetera. Ecco, Tina e Robo non si sposarono mai legalmente, era credenza comune che si fossero conosciuti nel 1915 a San Francisco in occasione della Panama Pacific International Exposition, una specie di expo, una mostra grandiosa che era stata allestita nella zona Harbor View, che ora si chiama Marina District. Ospitava un numero ingente di quadri, sculture, fotografie e gli stessi futuristi italiani erano lì rappresentati. Pare invece che non sia vero che si siano conosciuti lì, ma documenti che si trovarono più tardi pare invece che si fossero incontrati nel 1917. Comunque non ha molta importanza, insomma, diciamo che nel 1917 la coppia andò a vivere a Los Angeles, che allora contava 500.000 di abitanti, insieme alla famiglia di Robo, che si erano spostati dalla 12ª strada a Lake Street. Ecco, in quella città, che stava per diventare una metropoli, Tina visse gli anni veramente più liberi della sua vita, secondo me, e anche più sereni. Ecco, sebbene, sì, va bene. E sebbene diciamo, Letero e Robo avesse un rapporto molto conflittuale con la vita. Vabbè, ho già detto che i due non si sposarono mai legalmente, se a un certo punto il giornale quotidiano d'Italia riporta il matrimonio di Tina, dell'attrice Tina, in ottobre 1918. Questa è una cosa totalmente inventata, infondata, perché non si hanno documenti, ma probabilmente lei voleva venire incontro alla famiglia, così. C'è una ben nota fotografia della coppia, Robo e Tina, Robo intento creare il cavalletto, ha una casacca da pittore, Tina ha un abito di cotone, il ginocchio su una cappelliera e riesce a catturare l'atmosfera di questo momento che pare molto sereno. Ma il signore, non purtroppo le circostanze di questa fotografia, per anni è stata attribuita a Weston, ma non lo è, pare sia invece del canadese Walter Wells Frederick Seeley. Ecco, la casa di Tina e Robo divenne ben presto il luogo di incontro e rifugio di intellettuali, esiliati culturali, misfit, persone atipiche, gente cosmopolita, raffinate, tutti cercavano qualche cosa, vita libera, priva di legami, insomma, visione utopistica della società. Ecco, tra loro ovviamente spicca la figura di Edward Weston, un eccentrico personaggio, fotografo, con cui lavorò poi anche una relazione, con cui appunto andò in Messico. Poi abbiamo un critico, Sadakichi Arpan, un critico d'arte tedesco-giapponese che scriveva per la rivista anarchica Mother Earth, curata da Emma Goldman, Margaret Mather, fotografo, eccetera, per Carlo Gomez Robelo, poeta archeologo messicano, eccetera. Ecco, anni dopo, cioè nel 1931, quando già ha l'esperienza messicana alle spalle in termini di paragone, Weston nel suo diario definì questo gruppo salottieri di sinistra, dice Parlor Politics, radical chic, che erano gli oggi, dicevano intenti a bere, a fumare e a esercitare il libero amore. Parlo della Modotti stessa, molto tempo dopo, penserà a questo periodo californiano come frivolo e superficiale. Ma ancora non è chiaro se questo suo commento fosse filtrato da chi lo mette in bocca alla Modotti, o forse se avesse un po' vergogna, in questo periodo a quel punto era diventata una militante comunista, aveva altre idee, insomma. In effetti, a me sembra che questo periodo fu tutt'altro che superficiale, decadente forse, forse decadente, ma non certo frivolo né superficiale, perché furono questi contatti che permisero a Tina di analizzare e percepire il mondo che la circondava e le fornirono quegli strumenti culturali per esprimere se stessa come attrice e come fotografa. Ecco, questo, la vita con Robo, l'amicizia di quel gruppo un po' avveniente, anche un po' nevrotico, si rivelarono congeniali per quell'iter che la Modotti stava compiendo appunto alla ricerca di se stessa.
E per far ciò bisognava mettere in discussione tutto, gli schemi imposti dalla società borghese, auspicando un nuovo assetto sociale. Si parla di irriverenza, addirittura rifiuto delle istituzioni, si parla moltissimo di change, di cambio, si riscopre l'esoticismo, eccetera, eccetera. Ecco, si leggeva la rivista elettorale Little Review, che sottolineava l'importanza della critica e che vantava tra i suoi contributi le poesie di Ezra Pound e i saggi della Bonnie. Il teatro italiano di San Francisco, in cui la Godotti ebbe una parte, aveva una lunga tradizione e una costante presenza tra gli emigrati. Riusciva a unire sacro e profano in un melange di commedia, tragedia, sketch, opera, operetta. L'idea era di tenere viva la lingua italiana tra gli emigrati che parlavano prevalentemente dialetto. I motivi del successo, e dedico parecchie pagine al teatro, erano vari: c'è un senso di identità, di appartenenza, un valore umano, spesso carente nella società, o un semplice divertissement. Ecco, poi nel periodo della Prima Guerra Mondiale, specialmente nel 1917, quando hanno entrato in guerra negli Stati Uniti, il teatro partecipa con varie rappresentazioni di carattere patriottico. La stessa Godotti più volte ne viene coinvolta, ma Vidali poi affermò che Tina si oppose alla guerra. Questo non è esatto, perché molte volte, anzi, lei si fece promotrice di collette per i soldati. Durante una delle sue recite più note, il ruolo di Amelia nella gerla di Papà Martin, chiamata un facchino del porto, la critica scrisse di lei come una passionale figlia dell'eroico Friuli. E parla della sua barbata recitazione, parla di questi fiori che gli immigrati le portano, eccetera. Ecco, ci sono altri ruoli, adesso per ragioni di spazio non ne parlo, comunque c'è tutta una serie di parti, e a questo punto poi vogliamo passare anche al cinema del 1919, ricordiamo prima di Spettri di Ibsen, in cui Godotti partecipò, eccetera. Si parla di intensa drammaticità della recitazione. Ho guardato proprio tutti i microfilm dell'Italia in questo periodo, perché era molto bello guardare la comunità italiana, che cosa faceva, cosa si vendeva, cosa si comprava, cosa costava, non so, si vede proprio la mentalità di una comunità. Questo per me è stato molto interessante. Nel 1919 la Godotti passò dal teatro al cinema quando le fu offerta una parte del film muto Tiger's Coat che è stato menzionato. Non sappiamo esattamente come avvenne il passaggio, ma pare che il regista Roy Clemens e il produttore Hawkinson, che aveva una catena di sale cinematografiche a San Francisco, l'avessero notata come attrice teatrale, fosse anche come modella. Altri film che videro Tina come attrice sono essenzialmente i ruoli di messicana, per il suo look, per il suo tipo, aveva questi ruoli messicani perché aveva conservato un accento un po' straniero. A questo punto sembra normale chiedersi che possa aver saputo Hollywood nella vita della Godotti, una nota forse marginale. Beh, se fa fede ciò che portò Weston anni dopo, pare che Tina non fosse particolarmente orgogliosa di questo periodo e non rimpianse di non aver continuato quella carriera alla quale non diede comunque molto peso. Ancora nascondiamo però che il commento è di seconda mano, viene riportato da Weston, la Godotti è già in Messico, già assorbita da altri interessi, insomma è già passato un altro stadio della sua vita, cosa che le permetteva di considerare la carriera cinematografica come qualcosa di distaccato ormai superato. Quindi quando scrivete una biografia non è come un film, voi sapete già la fine, per cui siete un po' sapete già quello che succede, insomma non avete la sorpresa, per cui è un po' difficile certe volte arrivare a dire esattamente che cosa sia, che cosa pensasse. Ma a parte ciò che succederà in seguito, dal 1923 in poi, con tutti gli impegni politici, le disavventure che conosciamo,
questo tenderà a schiacciare un po' il personaggio in un certo senso, come il professor Natoli ha in un certo senso molto ben delineato. Questo periodo californiano secondo me non dovrebbe essere trascurato, dovrebbe appunto essere considerato nella giusta prospettiva, nella sua importanza sia umana che culturale, perché la California fu il periodo formativo di maggiore interesse della vita della Modotti, diciamo quello che pose le basi per le sue scelte future. E adesso ecco qui. Dunque diventerà una militante nel 1927, ma già nel 1923 si delineano le basi di tale scelta, si passa da un certo individualismo a qualcosa di più coinvolgente, come si vedrà poi nella vita della Modotti. Io vi voglio mostrare il mio libro inglese, che sempre si dice sempre traduzione, questa è una traduzione, non è una traduzione. Italiano. Io ho dovuto riscrivere il libro perché avevo di fronte una audience diversa. Quando si scrive in inglese voi dovete pensare in un certo modo, quando scrivete in italiano dovete pensare a chi leggerà il libro. Allora, sono stata un po' accusata di aver difeso troppo Vidali nella mia versione inglese, mentre qui sono stata accusata un po' del contrario. Allora andiamo un po' nel centro, e anche perché ho trovato altri documenti che ho inserito qua. Qui io volevo molto questa fotografia per l'allievo University Press, ma non hanno voluto, hanno detto che bisognava avere il cappellino e bisognava avere una fotografia che guardasse il pubblico, allora hanno scelto questo, ma è andato bene lo stesso, io mi ho messo la donna con la bandiera, come sapete notissima, che era ancora viva quando ho cominciato il mio lavoro. No, spero di non aver presentato una California troppo diciamo luccicante, perché non dimenticate che in California c'è la pena di morte, California ha una tradizione anche non troppo, insomma, come parlo anche delle rivolte degli immigrati ai Davidai, non ho avuto tempo qui ma lo potete leggere. Però c'è una tradizione democratica, senz'altro. Basti dire nel 2008, quando Obama è stato, quando abbiamo fatto la campagna per Obama, lui non veniva mai in California perché diceva ce l'ha in tasca, la California ce l'ha in tasca, per cui non c'era bisogno di venire in California a fare campagna. Grazie.